Ma i dati che noi abbiamo, per quelli che sono nel vostro possesso, ci dicono con un ottimo margine di probabilità la lista 100 casi per la Sicilia dovrebbe aver superato lo sbarramento del 5%, e questo vuol dire una cosa molto importante per noi, penso anche per la Sicilia e per l'Assemblea regionale, che dopo 11 anni la sinistra torna al Parlamento regionale siciliano. Non è il risultato che ci saremmo aspettati quello sulla presidenza, ma come sapete anche voi abbiamo registrato un repentino cambio di rotta una settimana fa, quando la polarizzazione delle due candidature che erano più favorite ha determinato una polarizzazione del voto, con una corsa al voto utile che sarebbe stata degna di cause migliori. Per rispondere ad Orlando. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale senza mai dire, mai, né io né nessuno dei nostri candidati, non votate mica, né io né nessuno dei nostri candidati ha mai detto Orlando ha sbagliato. Abbiamo fatto una campagna elettorale chiedendo un voto utile e quindi libero, e chiedendo di condividere il nostro progetto di governo. Non abbiamo mai fatto campagna elettorale contro qualcuno, per togliere un voto a qualcuno. Orlando ha un problema antico, non riesce a governare le proprie sconfitte ed è sempre subito alla ricerca di qualcuno su cui scaricarle. Questo dal 1994. Sull'elezione di Musumeci, io conservo il giudizio che ho sempre avuto su Musumeci, una persona per bene che non ha avuto la capacità in questa campagna elettorale di pretendere, la persona per bene qual è, che il controllo sulle liste appartenesse alla sua responsabilità e non alla responsabilità dei suoi partiti. Non so quali sono gli eletti, per cui non posso dare nessuna valutazione sulla consistenza della sua compagine elettorale. E, diciamo, ho visto attorno a lui rianimarsi antichi appetiti di chi dice adesso tocca di nuovo a noi.